sicuramente la visita è stata molto emozionante. Le impressioni più che altro sono, cioè siamo venute più che altro per comprendere qual era la situazione delle donne, in particolare delle madri, nel carcere di Sollicciano, perché non faremmo il nostro lavoro di commissione pari opportunità se non cercassimo di aiutare tutte le donne, comprese anche quelle che sono in difficoltà e quelle che sono in carcere, e anche appunto cercare di portare più diritti a queste donne. Quindi ci siamo rese conto della loro situazione, che cosa fanno durante la giornata, quali sono le loro richieste sia per la loro vita in carcere ma anche per la loro vita futura. E quindi insieme poi alla Garante dei Detenuti e alla Difensora Civica costruiremo dei progetti proprio per aiutarle in questo senso. Penso che sia stato un pomeriggio positivo anche perché tre importanti istituzioni di questa regione, di questo territorio, quindi la Commissione Pari Opportunità, il Garante regionale dei detenuti e l'Ufficio del Difensore Civico si sono uniti per così cercare di approfondire, di verificare quelle che sono le condizioni, la situazione delle donne detenute, quindi cercare di andare così ad esplorare anche nuovi terreni e così, un confronto sicuramente emozionante. Comunque le visite in carcere ci interrogano sempre un po' nel profondo, ci mettono di fronte a storie di sofferenza e sarà nostro compito quello di unire le nostre forze, le nostre esperienze, i nostri pensieri, quindi le riflessioni che sono scaturite da questa visita per provare a dare un nostro contributo, per vedere se è possibile dare a queste persone delle nuove opportunità, più possibilità. Ecco, quindi questo era lo scopo della nostra visita e insomma cercare di fare anche un lavoro corale su un piano istituzionale. Il gruppo del PD ha votato in maniera favorevole al consuntivo del Consiglio regionale per l'anno 2022 perché è un consuntivo che ci parla di una gestione attenta, oculata e che guarda anche al futuro. Le risorse che vengono assegnate al Consiglio regionale dalla Giunta, che ammontano al 98% del bilancio del Consiglio, sono risorse che sono costanti negli anni, quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa, non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica, anzi dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione, ad esempio una per tutte, cito il risparmio di 300.000 euro sulle utenze. In tempi in cui il costo delle utenze è esploso, aver risparmiato 300.000 euro è sicuramente un segno di attenzione particolare. C'è un avanzo d'amministrazione di 1.700.000 euro che potrà essere nuovamente utilizzato dal Consiglio a breve, in quanto le risorse potranno essere riutilizzate in questo esercizio finanziario. Ecco, questo avanzo d'amministrazione sarà destinato in base alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza. Oggi abbiamo anche approvato unanimemente un ordine del giorno che impegna l'Ufficio di Presidenza del Consiglio a assegnare delle risorse ai comuni che sono stati toccati dagli eventi alluvionali, comuni della Toscana, ovviamente, così come potranno essere finanziate iniziative come quelle dello scorso anno a sostegno dei comuni per la valorizzazione delle aree a verde pubblico oppure l'allestimento di parchi giochi fruibili anche da ragazzi, persone con disabilità. Quindi è una gestione oculata, attenta, che guarda al futuro in quanto sono previsti anche investimenti forti per la digitalizzazione, perché questo è uno dei temi importanti anche del PNRR, la transizione digitale, investimenti che prevedono anche il potenziamento dell'infrastruttura informatica, delle infrastrutture tecnologiche, sia a disposizione degli uffici che anche dei consiglieri.
Consiglio regionale approva il proprio rendiconto, un atto importante che ne determina da una parte un avanzo di amministrazione importante per consentire di continuare a finanziare iniziative legislative come uffici di presidenza, se penso alle iniziative rivolte ai giovani, penso alle associazioni, penso al mondo della cultura, dello sport, quest'anno ci finanzieremo un progetto sull'identità culturale dei giovani toscani, il prossimo anno potremo avere altre risorse da destinare rispetto a queste iniziative sull'identità toscana, nel contempo, grazie all'atto approvato dal Consiglio regionale, vengono messe da parte delle risorse per sostenere e aiutare le popolazioni del Mugello che sono state colpite dalla forte alluvione che ha coinvolto ovviamente la Romagna ma anche un pezzo importante della Toscana. Sono direi soddisfatta perché oggi è stato dato un segnale importante da parte dell'Aula proprio in sede di approvazione del rendiconto del Consiglio. Noi avevamo un avanzo importante, cioè cosa significa? Avevamo delle risorse libere che non erano state impiegate, che possono essere impiegate a discrezione dell'organo consiliare. Ecco, oggi l'Aula in modo direi unanime, e questo mi dà particolare soddisfazione, ha votato un ordine del giorno con il quale si impegna comunque una parte di quelle risorse a destinarle diciamo verso quelle zone che hanno subito danni ingenti, situazioni di grave difficoltà, che sono i comuni appunto colpiti dall'alluvione di Alto Mugello. Sono zone che naturalmente soffrono di situazioni critiche già da un punto di vista ambientale, lo sappiamo bene, sono comuni che hanno anche una difficoltà ad essere raggiunti molto spesso, la percorribilità della loro viabilità, il collegamento per le attività economiche e per i cittadini è importante. Riuscire a dare un segnale di attenzione a quei territori, oggi io credo sia stata la dimostrazione che quando la politica diciamo, si trova sui temi, sulle necessità e sulla concretezza possiamo fare anche dei piccoli, dei piccoli capolavori, perché dimostriamo davvero di essere attenti alle esigenze dei cittadini. Quando questo accade e lo si fa in modo unanime, io credo che dobbiamo essere soddisfatti tutti quanti. Il rendiconto del Consiglio regionale noi ci siamo astenuti, ho sollevato personalmente come Presidente un doppio problema. Da una parte avanza 1.700.000 euro ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio che risente ancora di un ritardo negli investimenti soprattutto per le infrastrutture tecnologiche e telematiche a supporto del lavoro dei consiglieri. Ma soprattutto ancora una volta la Giunta ha approvato il rendiconto generale della Regione che comprende anche il rendiconto del Consiglio regionale che stamattina dovevamo votare prima del voto di stamani. Come al solito quindi il Consiglio non può entrare nel merito ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine e di ratifica di scelte fatte da altri. È un percorso che non ci piace, l'abbiamo fatto presente al Presidente Giani e al Presidente Mazzeo. Il tema del rendiconto del Consiglio regionale è stato affrontato con particolare attenzione in primo luogo in Commissione Controllo dove io siedo in rappresentanza della Lega. A noi intanto è parso importante quello che è emerso dalle audizioni dei dirigenti. Sono stati sentiti il segretario generale, è stato sentito il dottor Mascagni. In particolar modo il dottor Mascagni ha messo in evidenza considerazioni che anche noi condividiamo, e cioè che gli avanzi di bilancio, questi avanzi importanti di bilancio, in realtà non sono avanzi dovuti a situazioni eccezionali, come per esempio ormai va di moda al Covid. Sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che anche se sono diminuiti continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione. Quindi noi abbiamo sollecitato questo elemento per far sì che in realtà le risorse siano ben individuate per quelle che sono le esigenze del Consiglio regionale, ben individuate dai dirigenti e dagli uffici dei settori differenti per far sì che siano spese nel almeno 95% di quella che è la loro portata. Perché? Perché questo continuo ricorso alle variazioni di bilancio non è a nostro avviso comprensibile, è bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo. Abbiamo in particolar modo evidenziato invece che una parte di queste risorse sia spesa per avere a disposizione dei consiglieri regionali fondi per le proposte di legge.
Le proposte di legge, che sono un diritto dei consiglieri regionali, se non hanno le gambe, cioè se non hanno le risorse per poter essere poi effettivamente portate in fondo, non hanno senso, perché sono un diritto sostanzialmente negato. Da questo punto di vista abbiamo anche... Il rendiconto ha sempre una grave lacuna, quello di mancare di dare risorse ai gruppi, ai partiti dell'opposizione, perché possano finanziare delle loro proposte di legge. In questa regione le proposte di legge passano o se sono gradite alla maggioranza o se le presenta la maggioranza stessa. E questo è un modo per tarpare le ali non soltanto all'opposizione, ma alla democrazia, perché anche gli eletti della minoranza, delle opposizioni, hanno una loro rappresentanza e hanno un loro diritto a non vedere le loro leggi carta straccia, oppure a non essere nemmeno presentate. Questo è quello che continuiamo a chiedere con forza da anni, perché è un modo per silenziare quella che è la nostra attività e soprattutto per azzerare le nostre prerogative. E questo, su questo noi continueremo a dare battaglia fino all'ultimo. La prospettiva è una prospettiva interessante, è evidente che va visto come nasce nei territori, come tutta la Toscana ne può essere partecipe. È una questione che riguarda essenzialmente le amministrazioni comunali, i propri consigli comunali, la partecipazione dei comuni alle società pubbliche dei servizi e non solo, anche gli investimenti di partner privati che molto importanti, che in Toscana già esistono, altri che potrebbero arrivare. Ovviamente una sinergia potrebbe essere positiva. Quello che è mancato in questo momento è una condivisione complessiva di tutto il territorio toscano, è una progettualità finalizzata non tanto ad ottimizzare i profitti delle società dei servizi, quanto a migliorare i servizi ai cittadini, renderli più economici e soprattutto più a portata di mano. Quindi la risposta dovrebbe essere data ancora, a mio avviso prematura rispetto alla positività o meno di un'organizzazione del genere, solamente se le aziende pagheranno meno, se i cittadini pagheranno meno e se i servizi saranno migliorati. È su questa sfida qualitativa che bisognerebbe misurarsi e non tanto sugli assetti di natura politica o di governance. L'articolo 31 bis che è stato inserito nella normativa di fatto è un metodo per derogare alle leggi che la Regione Toscana stessa ha fatto, quindi di permettere di nuovo di fare delle estrazioni arrivando fino al 30% della quota prevista precedentemente nelle cave che già da 5 anni sono state dismesse perché hanno raggiunto il loro obiettivo. E tutto questo, lo scopo ufficialmente, è per riuscire a trovare il denaro per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza. Denaro che doveva già essere trovato durante la vita della cava stessa, anche perché ha prodotto nel frattempo utili alle aziende, alle ditte che hanno lavorato all'interno di queste cave, e invece adesso, diciamo, con questo escamotage normativo si ritrovano ad essere riattivate. Questo troviamo che sia grave come comportamento da parte della Regione Toscana, perché in pratica sconfessa se stessa e soprattutto sconfessa tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e al cercare di considerare la risorsa lapidea come qualcosa che andrà a esaurimento. Il fatto che si parli di coltivazione dei siti estrattivi, per esempio, secondo me è gravissimo, perché è un inganno lessicale, perché tutti vediamo quelli che sono i risultati dell'attività intensa di estrazione nelle nostre montagne. E crediamo che invece la Regione Toscana debba guardare maggiormente agli aspetti appunto ambientali piuttosto che pensare soltanto agli aspetti economici, che sembrano invece essere l'unico modo in cui le nostre montagne vengono rappresentate. Era necessario provvedere alla rinaturalizzazione, che dopo 5 anni era comunque già in corso, è una messa in sicurezza che doveva essere fatta dalle aziende che già prima avevano operato, e se la normativa in qualche modo poteva agevolarli in questo, non doveva certo essere facendo un'ulteriore azione di estrazione, perché questi siti hanno già esaurito da tempo e per questo sono stati chiusi il loro potenziale massimo, proprio perché possa essere garantita la sicurezza, banalmente. Quindi si torna di nuovo sullo stesso argomento. Il presidente Gianni continua a parlare della multi-utility come se fosse qualcosa che un soggetto che rimarrà pubblico, manterrà la pubblicità dei servizi e soprattutto andrà a beneficio degli utenti che dovrebbero avere delle tariffe più basse e delle aziende stesse che all'interno della multi-utility troveranno il loro spazio. Non esiste un singolo documento dove tutto questo venga certificato, messo nero su bianco. Le uniche cose che vediamo nero su bianco sono il parere della Corte dei Conti, che ha dato a dei comuni
che lo hanno chiesto proprio al riguardo per cercare di capire quali sarebbero state le derivazioni di un'operazione di questo genere per il loro comune, per il loro ente. Ebbene, la Corte dei Conti, con cui evidentemente la Regione Toscana non ha un grande feeling, di nuovo si è espressa dicendo che la sostenibilità finanziaria del progetto è seriamente in dubbio e ci sono molte altre criticità. Ad esempio, il terreno su cui Alia deve fare il proprio impianto risulta non essere ancora stato acquisito da Alia. Publiacque nel 2024 andrà a scadenza delle proprie concessioni. Senza Publiacque non sarà possibile mantenere una sostenibilità finanziaria. E in tutto questo, inoltre, il fatto che il sistema resti pubblico è assolutamente non garantito. Mettiamoci anche che mescolare rifiuti e acqua, sul quale pende un referendum che ancora non è stato attuato sulla pubblicità, e gas sono dei soggetti, delle entità talmente diverse tra di loro e con delle modalità di gestione tale che alla fine è chiaro quello che invece è il vero intento di questa multi-utility, di carattere prettamente finanziario e come è emerso dalle famose slide che erano state pubblicate per errore, così era stato detto sul sito, l'importante è che la maggioranza resti in capo a Firenze. Perché tutto questo grande sistema di multi-utility, ben lontano da essere tarato e misurato apposta in ambiti ottimali, serve soltanto come operazione finanziaria. Ormai è chiaro dai più e lo hanno denunciato anche i vertici sindacali di Acqua SPA che si sono opposti.